Ma credo che sia abbastanza difficile, proprio per il ruolo e la funzione, che sia io a fare un bilancio. Occorrerebbe che lo stesso bilancio venisse fatto dai consiglieri comunali. L'obiettivo che mi ponevo era quello di rimettere al centro il consiglio e quindi di consentire a ciascun consigliere di poter esprimere liberamente non tanto il proprio pensiero che è scontato, quanto piuttosto un indirizzo che alla fine diventasse o potesse diventare un indirizzo, un indirizzo per la giunta, per l'esecutivo. Non so se ci sono riuscito, però la domanda altra e successiva è: non so se i consiglieri complessivamente intesi abbiano compreso che questo è il ruolo, la funzione e anche l'opportunità che viene data a loro. Sì, forse è anche vero, nel senso che per alcuni aspetti, come posso dire, questo è un passaggio scontato. È evidente che esiste una maggioranza che è stata eletta dai cittadini, che poi sia una maggioranza che rappresenta poco più della metà degli stessi, ha poca rilevanza. Esiste una maggioranza che ha i numeri e una minoranza, o un'opposizione più correttamente, che si oppone con i suoi numeri e con le sue idee alla maggioranza. Alla fine chi decide è chi ha i numeri, ma il problema non è questo, il problema è che ci sono degli strumenti democratici, peraltro normativamente statuiti, penso al regolamento comunale, che danno anche all'opposizione grandi opportunità, purché per tempo, con pragmatismo, si affrontino le questioni in commissione consigliare. E su alcuni temi, penso per esempio alla sostituzione dei mezzi del comune con mezzi ecologici, piuttosto che altri temi, si è giunti a degli ordini del giorno condivisi. Su ombra lunga non si poteva arrivare ad un ordine del giorno condiviso, secondo me sì, però non doveva diventare un agone politico. Nel momento in cui un consigliere, un gruppo consigliare pone un problema politico, riceve una risposta politica. È sicuramente un processo avviato. Io non conosco, non conoscevo, devo dire, se non per rapporti personali e in maniera molto puntiforme, la struttura, la caratura dell'opposizione precedente. Conosco i colleghi dell'opposizione di adesso, sui quali do un giudizio assolutamente positivo. Sono tutte persone di notevole capacità, di notevole maturità, di grande attenzione alle dinamiche, che si fiondano sul merito, con un unico problema dal mio punto di vista, che tendono a trasformare, a idealizzare le questioni, mentre al contrario, proprio per il pragmatismo attraverso il quale vengono impostate, le stesse possono avere un tipo di soluzione o un altro. Se alla fine la soluzione è quella del voto, perché la questione non è stata posta sul piano pragmatico, ma sul piano politico, è inutile radicalizzarla. È andata, va gestita amministrativamente prima. Una è fondamentale, sulla quale rischio di essere banale, ma credo davvero che la sfida sia questa: darsi un progetto per i prossimi 15 anni, che realizzerà step, a pezzettini, a tessere, che sarà poi oggetto di un ulteriore incastro, ma che comunque risponda ad una logica di prospettiva senza della quale non si va da nessuna parte. Treviso è una città con solide radici locali e un grande respiro internazionale. È una città che rappresenta, sotto forma di capoluogo di provincia, un territorio fortissimamente internazionalizzato e però è anche una città che su alcune questioni rischia di guardarsi l'ombelico. È una città che
su alcune scelte, penso alla metropolitana di superficie, penso al collegamento con Padova e Venezia, non ha fatto tutto ciò che doveva fare e per questa ragione rischia di diventare la città del Buon Ritiro, decentrata rispetto ai flussi che contano, esattamente come Belluno, con l'aggravante che Belluno, con l'aggravante che Treviso non ha le montagne e le Dolomiti di Belluno. Questo è un limite pesantissimo. Per cui io credo che se come amministratore di questa città e quindi come persona chiamata a portare il peso della scelta insieme ad altri ovviamente, di ciò che potrà accadere nella stessa città da qui al prossimo futuro, dovessi dare un giudizio, è una città che deve alzare lo sguardo e se vuoi mirare alla luna non deve puntare il proprio dito. La prima cosa che va fatta immediatamente è collegarsi in maniera funzionale, in maniera strutturale con Padova e Venezia. La seconda cosa è ricollegarsi con il territorio e con i cittadini, parlando con loro dei problemi veri e progettando con loro il futuro, ascoltandoli, ponendo le questioni e ricavandone dei ritorni. Probabilmente che io parli di confronto democratico rischia di far rizzare i capelli a qualcuno, ma in realtà credo che la cosa fondamentale sia questa, che Treviso, l'amministrazione comunale di Treviso, chi ha responsabilità di governo ed è chiamato ad interpretare il futuro, si ricolleghi con la gente attraverso un confronto.